Allora Luca, ma questa ribellione come sta andando? Allora, comincia ad andare bene perché Naim è stato liberato dalla sua gabbia dorata, come la chiamo io, quindi dalla sua prigione non prigione all'interno del Palazzo Imperiale. Adesso si è messo alla testa dei ribelli, quindi finalmente i ribelli hanno qualcuno a cui guardare, una sorta di simbolo attorno al quale stringersi, quindi adesso finalmente possono colpire. Il punto è: quando finirà la ribellione? Che era la seconda domanda e ti anticipo, non si sa. Durerà ancora un pochettino, anche perché noi siamo carogne, siamo fetenti e quindi allungheremo il brodo. Per cui adesso c'è stata la liberazione di Naim e tutti si aspettavano un attacco subito dei ribelli. Ci abbiamo messo la storia di Luca sul Varliendar e quindi sugli abomini, poi ci sarà la storia mia che esce adesso a novembre, che è ambientata nell'enclave dei Grandi Laghi, e quindi distogliamo l'attenzione. Poi quella di dicembre invece vi posso assicurare che sarà una storia di ribellione piena. Drago Nero è un fumetto che ha una qualità del disegno eccezionale, parliamo un attimo di quella lì. Come riesci a coordinare i disegnatori, anche in numeri che ne hanno 3-4 insieme, per fare appunto quel tipo di mix così armonioso? Beh, allora, il molto molto dipende dal fatto che Luca e Stefano hanno scelto dei disegnatori abilissimi e quindi si gestiscono da soli e sono bravi. Poi comunque le matite delle loro storie le seguono direttamente Luca e Stefano, mi tolgono tanto lavoro perché comunque se le guardano loro. Io faccio, diciamo, un lavoro più di assemblaggio, non so se si può dire, ma comunque di messa a punto della storia. Quando sono più di uno è proprio più difficile, perché effettivamente bisogna metterli insieme, mettere a posto le tavole, però comunque si fa con un po' più di fatica. Questa cosa, diciamo, della varietà grafica è una roba che a me piace molto, e quindi io da editor spingo molto per avere più disegnatori nella stessa storia. So che non è molto bonelliana e so che molti lettori non la gradiscono, quindi faremo anche storie più tradizionali, però lasciatemi dire che la varietà grafica è qualcosa di moderno, di variegato, che magari è interessante. Dateci il beneficio del dubbio, insomma. Tu, quando sei diventato curatore di Drago Nero, pensavi che sarebbe stato un fenomeno così ampio, così tante testate di Drago Nero? Perché effettivamente ce ne sono tantissime. C'è il Senza Anima, c'è lo speciale, c'è la serie regolare, c'è il Drago Nero Adventures, ci sono le cronache che arriveranno prima o poi, e quindi insomma effettivamente c'è cartone animato che è una testata in qualche modo. E quindi no, non pensavo, no, per rispondere a tua domanda, no, non pensavo che sarebbe diventato un fenomeno così ampio. Ci speravo, perché comunque il fantasy si può declinare in tutti i modi possibili e immaginabili, però non i romanzi. Poi non dimentichiamoci dei romanzi di Luca e Stefano, insomma speriamo di poterne fare altri, ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, e spero di poterne scrivere uno anch'io. Ho chiesto di poterlo fare, mi hanno detto di sì, quindi magari, ecco, lo dico qua, lo annuncio, una bomba, visto che cerchi, la bomba è: magari Luca scriverà un romanzo di Drago Nero. Spero di sì, non è ancora sicuro, anzi, però sì, spero di sì. E quindi no, però non mi aspettavo che sarebbe diventato un personaggio così importante per la casa editrice, tanto da essere nel poster degli 80 anni, perché dicevamo prima, per il catalogo degli 80 anni, I tantissimi personaggi che in questi 80 anni sono passati per la casa editrice sono veramente tanti, si parla di centinaia di personaggi. Il fatto che Drago Nero sia in quel numero ristrettissimo di personaggi da mettere nella copertina del poster del catalogo vuol dire che è importante, e quindi bene, sono contento. E lo speciale diventa semestrale? Lo speciale sì, diventa semestrale. Visto che il magazine non piaceva tantissimo, che abbiamo ricevuto molte critiche, io ho cercato di renderlo insieme a Graziano, che adesso è andato via, peccato, perché sarebbe stato il momento giusto. Però diciamo che il Deus Ex Machina dei magazine è sempre stato lui, perché ha questa visione che a me piace molto, di mescolare articoli e fumetti. Però per i fan di Drago Nero non funzionava tanto, abbiamo ricevuto un po' di critiche, non piaceva, quindi abbiamo pensato di sostituirlo con un altro speciale, in modo tale da mantenere sempre lo stesso numero di albi in edicola, di mantenere lo stesso spazio per poter narrare storie, però raccontarle in questo modo. Vediamo se adesso i lettori ci seguiranno in questo doppio speciale, che comunque avrà caratteristiche un po' diverse, nel senso che cercheremo di sperimentare già con quello che uscirà in edicola, che avrà, si può dire tranquillamente perché non è una novità, già uscito la promo, avrà più storie, quindi saranno tante storie incastrate all'interno di una, quindi con anche più disegnatori, due, e vediamo se piacerà questa formula. Insomma, cerchiamo di sperimentare, ci teniamo lo speciale invernale come una sorta di laboratorio, autunnale più che invernale, perché c'è ottobre, novembre, quindi diciamo come un laboratorio.
Luca Barbieri è più editor o è più scrittore? L'abbiamo visto nel video di YouTube, era simpaticissimo. In doppia veste. Io mi sento più scrittore perché è come mi sento io, però sono più editor perché è il mio lavoro, quindi dedico gran parte della giornata a quello, quindi più editor. Grazie. Figurati, grazie a te, ciao.